Allora, torniamo un attimo in città. Dobbiamo, prima di tutto, comprare un'arma per Naoto. È arrivato un nuovo libro. Lezione finale. Addirittura. Comprensione. Leggi tutto per poter catturare ancora più insetti. Minchia, dai. Allora, abbiamo 78.000 yen. Con questo o compriamo una persona o compriamo l'arma. Punterei sull'arma, ovviamente. Ed è esattamente quello che mi aspettavo sarebbe successo. Niente più, niente meno. Non c'è traccia di Marie. C'è un altro pezzo di carta sul pavimento, sì. Io continuo a pensare che tutte le sue poesie abbiano comunque un destinatario. Cioè, non solo sono versi molto carini, ma secondo me hanno qualcuno a cui devono arrivare. Che siamo noi o che sia qualcun altro, secondo me sono indirizzate a qualcuno. E non riusciremo a leggerlo perché ci interrompe. Ah, strano. Vediamo. Ah! No. Ma cosa ci fa qui? Che diavolo sta succedendo? Ricordo di averla messa nella mia borsa. Ehi, perché la stai leggendo? Ma che razza di problemi hai? Vuoi che te le suoni? Calmati, caro il mio angelo caduto. Stai disturbando il nostro ospite. E perché credi che stia urlando in faccia? Oh. Un momento, angelo caduto? Ti odio, non leggere le mie cose. Marie torna a sedersi, borbottando sottovoce orribili impro... Oh, Gesù. Allora, ci sono due cose che vorrei riuscire a fare entrando nella TV. Magari non oggi, ma entrando nella TV vorrei riuscire a fare due cose. Il primo è portarmi il più avanti possibile con lei. La seconda, ovviamente collegata anche alla prima, tirare su un bel po' di dindini, perché ne abbiamo disperatamente bisogno in questo momento. Comunque, volevo vedere le previsioni di fusione. Oggi nulla, domani cambia abilità. Non sarebbe terribile, ti direi. Per quanto a livello di storia uno entrerebbe immediatamente nella TV, io proverei a lasciarla un attimo da parte, anche se mi ci butterei a capofitto adesso come adesso. 32.000 la pistola. È un po' tanto, ma dai, vuoi equipaggiarla? Vai. Peccato che non abbia effetti quest'arma, però meglio di nulla. Allora, voglio provare a fare questa cosa. Per oggi, visto che ovviamente non c'è nessuno, proverei a far passare la giornata. Chiedi informazioni su una canna adatta a pescare in mare. Ma scusami, ma gliel'avevo già chiesto un'altra volta e non me l'ha detto fino ad ora. Cielo, intendi una canna da pesca per il mare? Grazie per la domanda. Chi avrebbe mai pensato che saresti interessata tanto alla pesca? Ho fatto bene a darti quella canna. Forse dovevamo pescare un po' di volte qua e poi andare al mare. Per puro caso, proprio qui una canna da pesca da mare. Che ne dici se... Pensavo di darti questa canna per la pesca da mare, ma è una condizione. La pesca in mare richiede abilità. Voglio assicurarmi che tu sia all'altezza. Prova a pescare il guardiano del fiume. Sono sicuro che puoi farcela. Nutro grande fiducia in te, ragazzo. Grazie, ci proverò. Oh, Star-chan. Per qualche ragione, Isano sembra sorpresa. Senti che il legame si rafforzerà, vuoi passare il tempo con lei? Situazione tragica, hanno rapito tua sorella, ma passo la giornata con la vecchia. Sì, mi piacerebbe chiacchierare. Isano sembra aver riacquistato la sua comprensione. Mi hai spaventata. Pensavo che fossi mio marito. Ah, ecco perché è il punto esclamativo. Guardare il fiume con te in questo modo mi riporta in mente tanti ricordi. Di che cosa, signora? Di quando ero ancora giovane, prima di diventare un'anziana rugosa. Dio mio, signora. Ho conosciuto mio marito qui, in questa città. Io sono nata e cresciuta qui. Lui faceva parte della compagnia teatrale itinerante. Veniva in città una volta all'anno. Da piccola la mia famiglia mi porta allo spettacolo. Fu lì che incontrai mio marito, che pur essendo un bambino già recitava. Aveva la pelle chiara e parlava in modo del tutto diverso dagli altri ragazzini. È stato il mio primo amore. Tornava ogni anno e ogni anno assistivo ai suoi spettacoli. Mi fece coraggio e andai a parlargli. Miracolosamente anche lui si innamorò di me. Parlavamo solo dietro le quinte una volta all'anno. Wow, che storia però. Credevo che non fosse nulla di serio, ma mi andava bene. Sai cosa fece però? Lasciò la compagnia dicendo di voler vivere qui e di volermi sposare. Anche se non ne sapeva nulla, iniziò a lavorare nei campi. A casa mi mostrava le vesciche sulle mani. Era così orgoglioso. All'epoca ero felice. La invidio, signora, la invidio.
Sono certa che anche per te arriverà il giorno in cui sarai così felice da poter piangere di gioia. No, sono molte le persone che vivono una vita felice, solo che non se ne rendono conto. Se non capirai quali sono le cose davvero importanti, mio caro, la tua vita sarà il viaggio senza meta. Isano ride. C'ha ragione, signora. Adesso vorrei solo essere al tuo fianco. Al suo fianco. Ma non accadrà mai. È andato in paradiso, mentre io sono destinata all'inferno. Non è vero. Ragazzo mio, sei molto gentile, ma non sai perché io andrò all'inferno. L'ho ucciso, quel povero uomo. Allora, vista la storia come sta andando, potrebbe essere che lei si incolpa di avergli fatto rinunciare al suo sogno, averlo costretto a lavorare, facendogli però fare un lavoro che magari non gli piaceva, e quindi lei pensa, ha cambiato lavoro per stare con me, quindi ha perso la sua ambizione di fare teatro. La butto lì, magari ci azzecco. Ora devo andare, fa troppo freddo arriva al fiume. A presto, Star-chan. Saluti Zano e sei tornato a casa, tristemente perché non c'è Nanako che ti aspetta. Già. Senti qualcuno davanti alla porta d'ingresso. Il tuo regalo di grandi affari di Tanaka è arrivato. Wow. È cambiata la musica però. Vabbè dai, vediamola così. Ci siamo presi la giornata di riposo. Dopo quello che è successo, non siamo entrati subito nella TV perché mentalmente non ce l'avremmo fatta. Allora, la lezione finale aumenterebbe al massimo la comprensione, finalmente. Speriamo. Volevo leggere quello degli insetti, però. Comprensione aumentata. Finalmente. Ci manca solo l'ultima, la diligenza. Ma pure un'interrogazione, oltre al danno alla beffa. Ed ecco spiegato perché il polo sud è più freddo rispetto al polo nord. A proposito di freddo, quest'anno il gelo è spuntato di colpo. Indossate degli stardi supplementari o vi ammalerete. Ma signorine, non va bene indossare i leggings sotto le vostre gonne. Perché? Perché non si vedono le gambe. Ah, ecco. Io pensavo che era il tizio col pupazzo, invece il maniaco è lui. Era una battuta, solo un modo per ricordarvi di indossare le vostre uniformi, intesi? D'accordo, torniamo all'argomento. Vi farò una domanda sul polo sud. Scelgo te, Star-kun, visto che non ti allacci il bottone davanti all'uniforme nemmeno d'inverno. Perché ho caldo. Ed è vero, muoio di caldo anche adesso. A quale paese appartiene secondo te il polo sud? A nessuno, cioè non è di nessun paese. Come lo sapevi? Wow, ma hai ragione, il polo sud non appartiene a nessuno. Il trattato antartico del 1961 stabilisce che tutte le terre sotto 60 gradi di latitudine sono terre di nessuno. Similmente il polo nord non appartiene ad alcuna nazione. Anche perché al polo nord ci sono solamente blocchi di ghiaccio fluttuanti nell'oceano. Ora tirate fuori i libri di testo, continuiamo con... Hai dato la risposta esatta. Dai, ci manca solo la diligenza, abbiamo tutte le statistiche al massimo. Oggi le lezioni sono finite, la nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia e devi prepararti ad agire. Ricordi che oggi potresti lavorare part time dopo la scuola. No? Immagino che nessuno voglia uscire, ovviamente. Purtroppo quando ci sono i casi, il gioco ti blocca, nel senso devi andare a salvare e basta, non puoi fare nient'altro di utile. Quindi faremo quello. Entreremo, senza stare lì a pensare troppo altro cosa fare. Yes. Bene, ci siamo tutti. Entriamo. Certo. Anche la volpina viene con noi, sotto braccio proprio. Spero che la troviamo subito senza dover cercare indizi, però. Ce n'è troppa. Ci penso io. Mi chiedo se queste scene in cui cercano da qualche parte con la persona evoluta si vede la persona evoluta. Beh, è stato facile. L'abbiamo trovata subito, istantaneo. Oh. È l'Eden questo. È il paradiso. Beh, sì. Adatto a una bambina. Ci ho azzeccato. Beh sì, effettivamente.
Così ha senso. Che nel profondo del cuore Nanako manchi molto sua madre. E lo sappiamo, abbiamo fatto il suo confidant. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarla. Avrò bisogno di tutti voi. La salveremo. Ecco, esatto. Bene, allora, torniamo però indietro prima. Ora mi metterò a farmare. Devo fare un po' di soldi e soprattutto allenare Yoshitsune. Anche Surt effettivamente ha bisogno di un pochino di punti in più. E, cosa più importante, devo ricomprare le persone che abbiamo lasciato indietro. Nella fattispecie, Odino e Thor. Ho fatto un po' di giri fra tutti quanti i dungeon precedenti. E come potete vedere in realtà un po' di soldi li abbiamo da parte. Ne avrei molti di più se non mi fossi messo a fondere persone, a ricomprare, a fare, dire, fare baciare lettere e testamento. Ma prima di proseguire voglio fare un'ultima persona. Una persona che a parer mio ci sarà davvero molto utile. Anche se ho il dubbio su una cosa. Ho questo dubbio che non so se risolvere in un modo o in un altro. Voglio fare trombettiere. Trombettiere gli possiamo insegnare tutto. Possiamo insegnargli carica, concentrazione e signore della magia, per fargli appunto abbassare un po' il costo di carica e di concentrazione. Ma oltre a quello, lui ha già quasi resistenza a tutto. Gli manca il fisico, il fuoco e il vento. Il vento e il fuoco li abbiamo già. Il fisico vediamo se mette. Glielo vediamo un po' come riusciamo a gestire il tutto. Iniziamo dalle cose utili. Carica, concentrazione, signore della magia, rifletti fuoco, rifletti vento. Potevo eventualmente con altre fusioni creare o comunque dare a quelle persone assorbi vento e fuoco, solo che detto sinceramente a questo punto mi cambia relativamente poco. Non potrei concedere potere aggiuntivo a questa persona. Non abbiamo gente con giudizio, quindi ciuccia, facciamolo lo stesso. Sono trombettiere. Ah, ecco appunto. Io sono te. Mi aspettavo un commento un po' più... Vuoi cambiare zio Dine con Amon? Vabbè, niente di eccezionale. Ecco, il dubbio che mi era venuto era se mettere a questa persona tutte quante le cose di carica o tutte quante gli auto, quindi Automataru, Rakura, quelle cose lì. Però ho deciso di renderlo, diciamo, l'unica persona in grado di fare carica, concentrazione, queste cose qua. Oltre a quello, al momento abbiamo ancora Koiryu, Surt, Shirosha, che ho aumentato, abbiamo ottenuto grazia divina che... Se riusciamo a moltiplicare questa carta ci sarà molto utile. Poi ho creato Satana ed è per quello che ho speso un sacco di soldi. E mi sono reso conto di una cosa in realtà. Le persone che usano gli attacchi divini si fanno male, ma sono svantaggiate rispetto a un Thor per esempio, che ha potenza e amplifica queste due abilità. Se non ricordo male, in questo gioco non c'è quell'abilità che aumenta altri 25% le abilità magiche. Non mi sembra di averla vista finora. Però già avere un 75% in più di danno, capiamoci, soprattutto con l'abilità elettrica più forte del gioco. Mentre invece Serpe Nera, che è sicuramente forte, è a parer mio svantaggiata rispetto appunto a un tuono prorompente aumentato il 75%. Poi magari mi sbaglio anche io, eh. Quindi siamo nuovamente poveri. La strategia più utile sarebbe sempre avere trombettiere al primo slot e poi sostituirlo una volta fatta carica o concentrazione. Tanto in teoria, a parte gli attacchi fisici, al momento non ci possono fare nulla. E anzi, forse abbiamo una carta resisti attacchi fisici o qualcosa di simile. Magari non addosso, però... Ah no, ce l'abbiamo. Questa con la carta del mago in teoria si trasforma in annulla attacchi fisici, che è perfetta. Diventa perfetta. Quindi abbiamo come cose inutili Megidola, per quanto se no possa essere, e amplifica elettricità, che ci frega nulla. Dobbiamo vedere quali sono le prossime quattro abilità. Avendo fatto tutto quello che dovevamo fare, facciamo un salvataggio che non si sa mai. Andiamo da Nanako, che poverina ci sta aspettando da una marea di ore. Dunque, la squadra attuale direi di portarci al posto di Yuki Kochie. Ecco qua. Ma per il semplice fatto che dobbiamo livellarla. Yosuke e Yukiko appunto al momento sono ben livellati.
Teddy lo intercambiamo magari con Cie. Non ho idea di cosa ci aspetterà in questo dungeon. Andiamo. Ah, c'è che silenzio. Cos'è questa brutta sensazione? Nanako-chan, resisti, ti salveremo. Bella la musica. Non è quella che già abbiamo sentito in giro? Ancora sti serpenti e il dado. Un nemico immune al vento. Detto così sarà il dado, secondo me. Vediamo. Ok, il dado. Almeno possiamo colpirlo fisicamente. Ed è debole al ghiaccio lui. Perfetto. No, ho sbagliato. Calmo. Che bellina che è, Cie, vestita da cheerleader. Bene. Vai, Kanji, spacca quel dado. Madonna mia. Già appena entrati e subito mano arcana. Dai, vediamo che cosa ci esce fuori. Io voglio tenere per un pochino trombettiere, visto che voglio vedere uno che abilità può apprendere e due vorrei aumentargli già le statistiche. Iniziamo subito con nuove carte. Aumentiamo la fortuna, sì. Dobbiamo aumentare le statistiche, è vero, ma magari la fortuna non era la prima che avrei scelto. Ma aspetta, ma questa zona, so che non è la stessa, ma mi ricorda, vuoi forse un po' l'ambientazione, vuoi forse appunto quanta nebbia c'è, ma mi ricorda l'inizio della serie, quando abbiamo combattuto contro un'entità che non potevamo colpire. Proviamo ad attaccare. Ok, non resisto agli attacchi fisici. Debole al ghiaccio, perché ho il dubbio che invece loro resistano al ghiaccio. E Suzuka Gongen. Ovviamente. No, dovevi attaccare l'altro. Debole alla luce. Noi ce l'abbiamo la luce. Vabbè, spacchiamoli di botte, che tanto funziona sempre e comunque. Mano arcana, bravissima Cie, ti amo. Ok, sì, dobbiamo iniziare un po' a portarci avanti sotto tutti i punti di vista. Quindi voglio cercare di avere più mani arcane possibili. E già con tre nemici, 1600 punti esperienza, sicuramente questo è un buon posto comunque per livellare. Tanto di sicuro ci dovrò tornare, quindi per prendere anche gli oggetti per le prossime missioni, perché parliamoci chiaro, sicuramente ci sarà qualche missione. Mi servirebbe qualcosa di angelico, mi servirebbe una croce fatta d'oro. Bravissima Naoto, che anche lei sta arrivando al 90. Naoto è veramente una soddisfazione, è veramente una soddisfazione, e a parer mio è molto rotta come companion. È molto rotta perché copre un sacco già. Ciao al Kogan con le fiamme. Probabilmente no, a contrattacco, quindi non resiste agli attacchi fisici. Ma meglio andare sul sicuro. Allora, utilizzo trombettiere per il semplice fatto che voglio evitare di cambiare, perché dobbiamo livellare. Però vediamo. Debole al buio, va bene. Però abbiamo Megidola, quindi vaffanculo. Benissimo. Bravi tutti. Per un attimo non so perché ho pensato che la clessidra resistesse agli attacchi fisici, anzi me lo riflettesse. Dentro la cesta troviamo una ombra che salta fuori. Oh, buongiorno. Vediamo, debole al ghiaccio. Chissà come mai. Chissà chi l'avrebbe mai detto. Però la manina resiste sicuramente al ghiaccio, ne sono sicuro. Anzi, lo assorbe addirittura, pensa un po'. Debole al buio, però. Allora, possibilità di riflettere gli attacchi, puzzone maledetto. Concentriamoci. Povera Cie. Anche noi ci concentriamo e gli tiriamo un Megidora in faccia, sta mania del cazzo. Comunque, quale dei due fa più danno? A tutti i nemici. Speriamo bene. Lui assorbe gli attacchi fisici, cioè quindi oltre a riassorbirli li respinge anche. Che sfiga. Sembra tentennare, stronzo anche.
E che cacchio faccio io? Vabbè, riutilizzo di nuovo il ghiaccio, giusto per tirare giù i leoni. L'abbiamo rifillato del tutto. Che faccio? Niente faccio. Dobbiamo meghidolarlo, per forza. Ti prego, ammazzalo. 800? Beh, non male, dai. Dovremmo riuscire ad ucciderlo anche con trombettiere. Bravissimo. Ottimo lavoro. 13.000 yen, certo, non è granché, ma meglio di un calcio nel culo. Le mani d'oro è più facile farmarle nel dungeon di Naoto. Non hanno tutte queste resistenze, comunque ne trovi 3-4, di solito ti danno un sacco di punti esperienza, quindi... Non peraltro siamo arrivati comunque al 99, questo mi va bene. Niente denaro, però meglio di nulla. Così già al prossimo... Mano arcane, al prossimo giro paga. Devo dire che comunque è veramente carino. Nonostante sia un posto totalmente diverso, mi ricorda molto anche l'Eden di Maruki. Mi sento sempre più in ansia, mi chiedo perché. Sbrighiamoci, senpai. Allora, Nanako non credo sia in pericolo, ma ho la sensazione che... il carro armato. Debole all'elettricità. Bella domanda, chi è? Ok, resiste agli attacchi fisici. Cos'era debole la farfallina? Al ghiaccio. Ok, vai Kanji, spacca tutti. Ci ho sperato il carro armato. Tanto, a prescindere da tutto, il fatto che resiste non mi può impedire di attaccarlo, perché magari appunto mi va un critico e riesco comunque ad ottenere una mano arcana con l'assalto. Oh, perfetto, bravo gioco. Quindi, resistenza non mi serve, perché tanto resiste a tutto, quindi siamo a posto. La resistenza per trombettiere al momento è il meno dei problemi. I punti esperienza invece voglio aumentarli il prima possibile. Voglio aumentare i punti esperienza, livello e i punti abilità. Ok, di nuovo gli uccelletti e il prete. L'oscurità è inutile, tanto in questo gioco oscurità e luce sono relegati a essere usati solo per le insta kill, che, detto sinceramente, probabilmente a parte Alice non saranno neanche chissà quale grande abilità. Ok, forza. E lui che non abbiamo, ovviamente, statistiche. Beh, effettivamente, forse l'unica cosa che ci può essere d'aiuto con trombettiere sarebbe l'agilità. Ora che ci penso, l'agilità è l'unica cosa che ci può essere. Attacco prima io o lui, scusa? Ma scusa, ho attaccato io, non lui. Che cacchio vuol dire? Perfetto, bravissimo Kanji. Kanji che riesce a evitare le cose è sempre un'ottima cosa per noi. Dunque, bene, niente punti esperienza, vabbè, non è granché, però. Allora, facciamo così. Mi sa che mi tocca, Facciamo così, ci provo. Ci ho sperato, vabbè, chi se ne importa. Ci ho sperato per il semplice fatto che comunque punti esperienza vorrei tenerli. Cioè, vorrei comunque prenderli. Chissà quanti piani ha questo. Secondo me una decina ce li ha tutti. Almeno una decina. Una matassa di capelli che è debole al fisico. E allora oggi si festeggia. Vino rosso per tutti allora oggi. Colpiamo anche l'ultimo. Addirittura. Che cattiveria. Comunque, dicevo, attacchiamo tutti. Mano arcana facile facile, anche se già ce l'avevamo al 100%. Sti capelli ci aiuteranno un sacco a fare mani arcane, secondo me. Ed è anche una mano arcana fortunata. È una mano arcana fortunata questa. Come ho detto, in realtà l'unica cosa che al momento ci serve per trombettiere sarebbe l'agilità. Se siamo più veloci è anche meglio per appunto poter attaccare prima. Visto che questo è una di quelle persone che tieni per un turno e poi la cambi. Ciao, buongiorno. Allora, là, addirittura critico, bravissimo. Quindi ancora, doppio critico. Io attacco lui.
ti giuro che se mi facevi un critico su di lui, sapendo che appunto toccava a Cia, sperando che loro non siano resistenti al ghiaccio. Perfetto. Vai, vai Kanji, pensaci tu. Bravo, bravo, bravo. Mano arcana 100%. L'ho detto, sti capelli ci saranno davvero utili secondo me per le mani arcane. E anzi, se la sviluppiamo bene qua, grazie. Se la sviluppiamo bene, possiamo tornare più volte sempre qua al secondo piano. Poi dipende anche in quanti altri piani troviamo quei capelli. Continuare ad ucciderli sempre a manate e poi l'assalto, per avere appunto più mani arcane, con la possibilità... Ah, niente denaro, vabbè, chi se ne frega. Con la possibilità appunto di ottenere, a parte i soldi, ma anche più carte. E infatti annulla attacchi fisici. Bravissimo. Ancora matasse di capelli? No, farfalle, il coso di fuoco e la clessidra, che non sappiamo ancora cosa sia debole. Mano arcana, niente di eccezionale però. Ci prendiamo almeno le carte. Vediamo. Resiste attacchi fisici. Che culo. L'abbiamo anche appena utilizzata, quindi pensa un po' la fortuna. Comunque secondo me un po' per Maruki si sono ispirati a questo dungeon. Sento decisamente la presenza di Nanako-chan qui. Come posso dirlo? C'è qualcosa di strano. Questo posto proviene dal cuore di Nanako-chan, vero? Allora perché provo questa strana sensazione? Non so perché ho la sensazione che quelle statue resistano agli attacchi fisici. Ovviamente, sai che novità. Comunque, Mabufu. Wata! Almeno le farfalle sono deboli al ghiaccio. Benissimo. Brava Cie. Mano arcana? No, peccato. In cuor mio in realtà spererei anche che questo dungeon abbia Mano d'oro abbia meno piani del dovuto. Ma in pratica so già che secondo me ne avrà veramente in abbondanza, sai? Senza carica, senza concentrazione, la vedo dura. Comunque, concentriamoci. Brava Naoto. In teoria abbiamo ancora... Che palle quando fanno quella stronzata qua. Certo, fuggi pure, coniglio di merda. Come se non lo sapevo che sarebbe successo. Vabbè, già una in realtà a me va benissimo, perché comunque tutti i soldi che ci danno fanno sempre comodo. Pure Sì, evoca quante cagate vuoi. A cosa sei debole, Dado? Alla luce, sai che novità. Vai, ammazzalo. Kabum! Scattush! Ancora poco, ti prego. Non mancarlo, dai. Sono due persone, sono 26.000 yen. Bravissimo. Vediamo. 17.000 punti esperienza, comunque. Sono buoni anche loro. Brava Naoto che sale di livello. Naoto, penso proprio che sarà fissa nella squadra. Non avevo idea di chi avere fisso nella squadra. In teoria fino adesso mai, ma Naoto copre veramente quasi tutto, a parte le cure. Infatti se dopo usciamo dal dungeon, penso che Yukiko la rimettiamo, perché ci dà la possibilità di poterci curare. E al momento l'unica persona che potrebbe curare della mia squadra di persone sarebbe Koiryu. Ma mi servono altri due livelli per apprenderla. Tu sicuramente resisti al fisico. Tu... sarai debole al fuoco? Lo scopriremo solo attaccando. Ok, non è resistente al fisico, neanche lei. Scopriamo. Debole il buio, vabbè, wow. Vai, attacca. Giusto per sicurezza. Meglio attaccare con cose che colpiscono di sicuro. Ecco fatto. Bravi tutti.
Ci ho sperato in una mano arcana, ci ho sperato. Almeno una volta voglio farle vedere sempre tutti i nemici nuovi che incontriamo. Poi, quando incontro più di una volta gli stessi nemici... Allora, tu sicuro resisti agli attacchi fisici. Tu invece... Boh, l'ultima volta resisteva al vento. Quindi non ne ho la più pallida idea. Non ho la più pallida idea di che cosa usare per attaccarti se non Megidola. Quindi proviamoci almeno col ghiaccio. Almeno lo tentiamo. Ok, lui resiste al ghiaccio, però è debole al vento. Lui assorbe il ghiaccio, quindi fanculo tutti, morite. Brava. Anche sull'altro. E Megidola? Dai, almeno li colpiamo. Sperando che i due delfini non resistano agli attacchi fisici. Sono deboli all'elettricità. Kanji, è il tuo giro questo allora. Bloccano l'elettricità, ma mi frega relativamente poco, perché tanto in teoria siete morti. Che bello. Vediamo questa mano arcana. Un po' pietosa, ma... Vediamo. Vabbè. Me la posso accettare. Me la posso accettare questo giro. Dentro il forziere troviamo un sigillo terrestre. Il sigillo terrestre dovrebbe essere l'anello che ridà i punti vita. Sigillo terrestre, 4% infatti. A Kanji ho dato... Sì, anche a lui il sigillo terrestre. Proseguiamo. La sento. Deve essere la voce di Nanako-chan. Sta dicendo qualcosa, ma è troppo flebile per capire cosa. Senpai, devi capire da dove arriva la voce. Capiamo, prima di tutto, chi di loro non ha più bisogno di livellare. E direi Chie. Risa è arrivata al 99, non me ne ero reso conto. Lo so che avevo detto che Teddy potevamo non metterlo come persona che cura, ma mi sono pentito di non avergliela messa, l'abilità di curare. Perché ho pensato tanto abbiamo Yukiko. E invece, se abbiamo la possibilità, un giro all'eterno con magari Teddy e gli insegniamo l'abilità di cura, lo farei. Però magari aspettiamo anche l'evoluzione della sua persona. Magari aspettiamo quello. Magari qualcosa lo apprende. Gomma. Ecco qua. Mettiamo Yukiko al posto di Chie. Per quanto mi dispiace, ma detto sinceramente, Yukiko al momento ci può fare veramente un gran favore. Oh, mano d'oro. Pensa un po' che culo. Ah, ti sta bene. Concentrazione. Concentrazione. Sono abbastanza sicuro che resista anche al fuoco, quindi in ogni caso, giusto per tentativo, la proviamo. Ovviamente assorbe tutti i tipi di magia. Sai che novità. Bravo, bravo, evoca pure roba. Tanto mi fai solo un favore. Mi fai solo un favore, che così sono punti e soldi in più. Quindi, Megidola. Ecco qua. Bel colpo di luce. Bravo, è anche resistito. Non me l'aspettavo. Detto ciò, sayonara. La cosa bella è che noi con Megidola facciamo 100 punti in meno di quanto fa Naoto. Facciamo così, anzi, vaffanculo. 1, 2, 3. Speriamo in bene. Va bene, va bene. Per un attimo ho pensato a metà punti esperienza e ho detto no, ti prego. 12.000, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Brezza fresca, che cosa fa? Ripristina 8% di HP, SP e fine battaglia. Oh, meglio di nulla al momento. Ecco appunto, Megidolan. Brava anche Yukiko che sale di livello. Bravo Kanji che sale di livello. Naoto? Mancavi solo tu quindi. Proseguiamo. Oh, strano. È un corridoio. Vabbè, no, non è propriamente un corridoio. È la solita stanza un po' strana. Nanakuma! Eh.
Qui abbiamo un dungeon molto particolare. Abbiamo un dungeon che cerca di minare non la persona ma la sua sensibilità. Stiamo avendo a che fare con un dungeon che punta appunto a minare i sentimenti di una bambina, ed è molto più facile da plasmare ovviamente. Un adulto può rifiutare di accettare se stesso, una bambina può rifiutare di accettare un'intera realtà, una realtà dove la madre è morta. È un po' Futaba, però ancora più spinta la cosa, perché Futaba aveva dei ricordi molto sbagliati di tutto ciò che era successo, pensando che era colpa sua. Qua invece è proprio una bambina che non ha più la madre e lo sa. Ma poverino. Oh. Non sa cucinare, papà. Oh, che patatina. Che patata. Ehi, sta parlando di te. Cosa ho appena detto? Baka. Orela ga shinmiri shitara dainashi daro. Heiki na kao shite yarou ze. Nana-chan. Beh, chi è il nemico? La sua ombra? Non penso sia la cognizione della madre, sarebbe riutilizzare la stessa storia un'altra volta in Persona 5. Però sarà sicuramente qualcuno che sta puntando a Nanako-chan. Non penso. Va bene, cerchiamo. Vedo anche un po' tutti i forzieri. Cosa contengono? Che si sa mai che trovi cose utili. Mano arcana, vediamo cosa ci esce. Ok, ok. Almeno ci assicuriamo il prossimo giro di mano arcana. Acqua purificante, niente eccezionale. Yukiko fa veramente male. Questo è un giro buono. Questo è un giro veramente buono. Allora, questo. Prendiamo anche i soldi, che si sa mai. Ok, vabbè. Non abbiamo perso nulla. Oh, altra mano d'oro. Quale dei due ha colpito? Uff, la mano. 5 addirittura, è la Madonna. La Madonnina oggi. Sperando che nessuna di loro aumenti la loro illusione. Mi conviene usare subito Megidolan o concentrazione? Meglio Megidolan. Almeno quando l'attacchiamo noi, in teoria dovremmo riuscire ad ucciderla. In teoria. Non ha senso attaccare. Ecco appunto. Sono in troppe, ecco. Strano che qualcuna fugge. Due l'hanno mancata e una scappa, ovviamente. Conigli di merda che siete. Morite. Io odio le cose che scappano, mamma mia. Stanno sulle palle. Ed ecco fatto. Mano arcana assicurata. 30% non è granché, ma meglio che niente. Vabbè, speravo che togliesse la persona, ma almeno abbiamo anche la prossima mano arcana. Quindi 60% in più di soldi, il 30% più di esperienza. 36.000 e 61.000 yen. Schifo non ci fa. Bravissimo trombettiere che sale di livello e impara Megidolan, che per il momento schifo non è, però non è la migliore cosa che volevo insegnargli. Quello che volevo era proprio debilitazione. Debilitazione. Parliamone. E comunque, a prescindere da tutto, Naoto è salita di livello di più di Kanji. Cacchio. Altro forziere dorato. Vediamo che cosa nasconde. Mano arcana. Vediamo. Ok, ci posso lavorare.
1, 2. Fortuna? No. Meglio, esatto, magia, forza. E siamo a posto. Agilità non ne è uscita ancora una, mi sembra, o sbaglio. Comunque 48 e 59 al momento, dai. Piano piano ce la facciamo. Vediamo. Una maschera vestiera. Veritiera. Previene silenzio. Mano arcana. Vediamo cosa ci esce fuori ancora. Ok, bene. Bene, bene, bene. Punti esperienza. Proviamoci di nuovo. Vabbè, almeno questa non ce l'abbiamo. Va nel grimorio. Qualcosa è cambiato. Trombettiere sale di livello, ma ci mancano ancora due livelli per avere debilitazione. Quanto ci manca invece per arrivare al livello 100 a noi? Ah, non c'è il livello 100. Il livello massimo è il 99. Ero convintissimo che fosse il 100. Non l'avevo neanche guardata la statistica. Vediamo, forziere dorato. Occhio del vento. Aumenterà l'attacco degli attacchi vento. Aumenta di molto l'illusione agli attacchi di vento. Beh, in realtà non è neanche terribile. E detto questo, eccoci alle scale. Proseguiamo. Senti una voce provenire da qualche parte. No, non è vero. Volevo solo vivere in pace, tutto qui. La presenza di Nanako-chan si sta affievolendo a poco a poco. Per favore, Nanako-chan, rispondici. Non ti preoccupare, stiamo venendo a salvarti. Il cavaliere bianco. Nonostante probabilmente arriveremo a salvarla, ho un timore assurdo. Ho un timore che succederà qualcosa. Ulla! Addirittura resiste agli attacchi. È il primo questo, Questo è il primissimo nemico che resiste a degli attacchi divini. Però non ha quello di fuoco. Dai. E cosa sei debole? Mi spiace. È arrivato proprio al turno giusto questa debolezza. Però non prende neanche così tanto danno. Minchia. Cavolo, il cavaliere bianco. Per resistere a degli attacchi divini, guarda che devi essere tanta roba. Allora, facciamo così, questo. Questo. Cambiamo. Vabbè, niente eccezionale, ma sempre ben accetto. Giusto per avere sempre la mano arcana pronta. Mano d'oro, di nuovo. Perché ho la sensazione che resisti ancora agli attacchi fisici questo? Vabbè, grazie Rise di avermi detto a cosa è debole. Possiamo tentarla, ma giusto perché ce l'abbiamo. Ma non penso moriranno con un colpo. Non penso proprio, vero? Ovviamente. Debole al fuoco però. Ma non mi conviene, vero? Beh, meglio che niente. Vai Kanji, abbattili tutti, ammazza anche ste manine. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Guardiati. No. Non potevi rimanere a terra, ovviamente no. Ovviamente no. Che schifo le mani d'oro, veramente. Gran modo di fare punti esperienza, ma veramente una cagata assurda il fatto che fuggono veramente così facilmente. Muori. Vabbè, meglio che nulla. Sì, come no. Guarda, a sto giro ti ringrazio, ma la salto volentieri. Credo sia stata la primissima mano arcana che ho saltato questo. Siamo arrivati alla scala? Penso di sì. Perfetto. Vediamo. Questo posto è bello, così tranquillo. Sarebbe stato bello vivere qui, insieme a... Insieme? È con Nanako-chan. Non va bene, senpai, veloce. Bastardo maniaco. Dove sei? Oh, un'altra mano d'oro. Allora, a sto giro mi sa che ne stiamo trovando veramente aiosa di mani d'oro. Però, cavolo. Troppe resistenze e troppa fuga facile, quindi... Mi stanno proprio qua, mi stanno proprio qui. Ammazza tutti, vai Naoto.
Kaboom! Bravissima! E ora guardati! E tu, Megidolan, ammazzali pure! Che poi l'ho detto, stiamo continuando. Dai, non ci voglio credere. Non avevate neanche Mazukuja attivo. Non mi dire stronzate. Madonna mia. Che schifo le mani d'oro. Che schifo. Non avevano neanche l'illusione aumentata. Eppure magicamente Megidolan concentrato evitato. La magia. La Madonna proprio. Sai qual è una persona che ci manca ad ora ancora da fare? E lo so perché abbiamo combattuto contro il nostro protagonista quando abbiamo giocato a Persona 5. Ci manca ancora Attis, che è una delle persone che lui utilizza, visto che ce l'ha utilizzato contro, con Attis, Koiryu e Shrosha. Aveva anche Yoshitsune, ma il mio era messo molto meglio del suo. Che poi, detto sinceramente, gli scontri DLC appunto contro il protagonista di Persona 4 e Persona 3... quelli saranno deboli al fuoco, non lo so. Avrei preferito che fossero... degli scontri difficili, degli scontri... contro due protagonisti belli forti che hanno persone forti, un sacco di punti vita e altre cagate simili. Invece quello che abbiamo ottenuto è stato sì un bello scontro, ma alla fine combattevi contro dei personaggi normali che però dovevi non uccidere subito per fare in modo di ottenere più punti possibili da appunto ottenere i premi. E non è una cosa comunque divertente, piuttosto appunto preferisco una battaglia difficile alla Lavenza. No, ok, non sono deboli al fuoco, peccato. Una battaglia alla Lavenza che è difficile. Non volevo che mi stachillasse, visto che comunque, sai, è un po' palloso se poi non puoi proprio fare nulla. Ma almeno una battaglia difficile contro due protagonisti, cavolo, sarebbe stato interessante. E invece quello che abbiamo ottenuto era una battaglia tecnica che dovevi cercare appunto di non uccidere subito il tuo avversario per arrivare al punteggio massimo. Una cosa intelligente che ho visto fare nelle mod di Persona 5 fino adesso, non mi ricordo come si chiama, ma ho visto una mod che praticamente metteva il combattimento contro di lui tipo in questa zona, se non ricordo male, o comunque una zona simile, e era una battaglia difficilissima, bella tosta, da all'incirca 12 minuti il video. Durava veramente un sacco, e è una cosa sensata, per carità. Magari 12 minuti di battaglia sono un po' tante, lo capisco anche io. Però sai, almeno rendi l'idea. La cosa bella che ho sempre dato ragione ai modder è la voglia di creare sfida molto spesso, o di aggiustare dei concetti che magari gli stessi sviluppatori non hanno pensato. Oh, ho sentito un rumore di catene. Era da un bel po' che non lo sentivo. Questo vuol dire che siamo vicini forse a vederlo. Siamo pronti per affrontarlo, Reaper? Sai che non lo so, non ne ho idea. Fino ad ora l'ho incontrato solo una volta all'interno di una cesta, e dopo quella volta lì non l'abbiamo... che poi non l'abbiamo neanche aperta. Dopo quella volta lì non l'ho più visto, non l'ho più rincontrato. Quindi non ti dico che se lo incontriamo adesso lo combattiamo, ma un pensierino potrei buttarcelo. Magari mi sfonda con un colpo solo e sinceramente vorrei evitarlo. Però il rumore di catene si sente, quindi se troviamo un'altra cesta, e non credo che la troveremo visto che non le vedo sulla mappa. E infatti Reaper, boh, niente, è diventato tutto rosa. Io ho scoperto il nuovo mondo. Devo salvare le persone. Sì, solo io posso farlo. La voce è sempre più vicina. Ci siamo quasi, tieni duro, senpai. Tranquilla che ci arriviamo. Nanako, ti salveremo. Onii-chan è qui. Mi chiedo se almeno in questa zona troveremo però... Non ti dico tutti gli oggetti che la signora aveva richiesto per fare gli scambi, però almeno una buona parte lo spero. Smettetela di ostacolarmi. Vuoi aprire la porta? Dai. Oh, ma guarda. Perché continuate a mettervi tra i piedi? Io salverò questa ragazza. E se ti dico di no?
Concentrazione. La bilancia del mondo. Quanto te la senti calda. Allora, concentriamo Naoto. Concentriamo ovviamente anche noi. Proviamo a tirargli un attacco di fuoco, giusto per sicurezza. Ok, non penso abbia particolari resistenze. Quindi volendo, giusto per tentarla. Ok, non ha... Aia, che male. Nessun tipo di resistenza particolare. Quindi vai di Megidolan e tanti saluti. Kaboom. Ok, bel colpo Naoto. Voglio finirti con un attacco particolare, quindi... Ecco, bravo, non morire. Satana, vieni a me, serpe nera. Devo dire che... Allora, l'animazione è carina, ma quella di Persona 5 è fatta meglio col serpente che appare da sotto e... Zacchete! È molto più bella. Sono preoccupata per Nanako-chan. Veloce, senpai! Sai cosa avrei bisogno? Ci sto pensando adesso. Una persona di ghiaccio. Perfetto. Livello 8. Aspetta, non ho le... Vabbè, non lo farò mai. Questa volta, di sicuro. Possibile che voglia suicidarsi con Nanako-chan? Oh, non è il momento di preoccuparsi di quale sia il suo piano. Dobbiamo solo concentrarci sul salvataggio di Nanako-chan. Esatto. Oh, il carro armato divino. Visto così, potrebbe essere debole all'oscurità. La butto lì. Bravissimo, bel colpo. Non me l'aspettavo un critico così all'improvviso. Vediamo. Ci ho sperato. Oscurità? No, alla luce. Strano. Tutto così divino, bianco, puro, immacolato. E poi debole alla luce. Le case della vita a volte. Zacchete. Brava Naoto. Brava, brava, brava. Vediamo questa mano arcana che cosa ci esce fuori. Ecco qua. Niente di che. Però abbiamo trovato Uriel, che già abbiamo. Però l'unico angelo che mi manca ancora è Michael. E sono abbastanza sicuro che i quattro angeli uniti assieme potrebbero fare Metatron. Quanto ti manca? 33.000. Trovare due mani d'oro sarebbe molto utile al momento, devo essere sincero. Ma giusto per farlo arrivare a debilitazione, perché debilitazione è un'ottima abilità. È un'ottima, ottima abilità. Altra mano arcana, vediamo cosa esce fuori. Oddio, cacchio, una livello 9. No, meglio prendere questa. A questo giro... Automaraku. A questo giro ho preferito puntare a una carta di livello alto piuttosto che probabilmente trovare qualcos'altro, ma... È tipo la prima carta di livello 9 che abbiamo trovato ad ora. Beh, giustamente. Più si sale di livello, più troviamo cose migliori, ovvio. Scale? Quando vediamo questo box nero qua attorno, di solito è sì. Esatto. Livello 9. Mamma, dove sei? Papà, salvami. Riesco a sentire la voce di Nanako-chan. Senpai, non manca molto. Quindi vorrà dire che probabilmente questo è il penultimo piano. Oh, gli innamorati e il cavaliere bianco. Che era debole a che cosa? Al fulmine. Dipende cosa sono deboli loro. Vediamo subito. All'oscurità. Il cavaliere bianco sarà debole all'oscurità? Scopriamolo subito. Vai, uccisione istantanea. No, blocca l'oscurità il nostro amico. Però è debole al fulmine, quindi vai Kanji, è il tuo turno. Spaccalo sto stronzo. Che poi Yukiko, che non aveva particolari, ma tanto non lo uccidiamo. A meno che, esatto. Vediamo se grazie a Risa lo uccidiamo. Sì, perfetto. Ah no, è andata male. Ecco, questo attacco è stupendo. Mi piace un sacco quello che esce fuori. Cioè il teschio così, che poi bella la bestia, non c'entra una sega con quello, con sta roba qui, ma tanto di cappello. Veramente molto bella come attacco. Ecco, l'unico che attacca elettrico è l'unico che ha attaccato fino ad ora. Bravo. Dai, dammi un'altra mano arcana, che voglio avere roba utile.
preparava riso. Spaccate sto stronzo. Kaboom. Benissimo, per un attimo ho pensato rimanesse tipo con così tanto di vita. Vediamo. Ok, sì, sì. Decisamente sì. Trombettiere. Bravissimo. E debilitazione. A che livello imparerà però la prossima? Speriamo molto presto. 74. Perfetto. Addio Megidolan, sei stato davvero molto utile, ma ti saluto. Arrivederci. Mano arcana, metà denaro, va bene. Ci ho sperato che mi togliesse Uriel, sincero, però ci assicuriamo la prossima. Bravo Kanji che sale di livello. Dai, su, 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 siamo vicini alla fine di questo dungeon, ne sono sicuro. Vediamo cosa esce da questa mano arcana. Benissimo, bene. Almeno ci assicuriamo anche la prossima. Sì, è vero, meno soldi, ma... tanto erano veramente due nemici delle balle, quindi non è che avremo chissà quale guadagno. Forziere dorato, invece... voto della burrasca. Aumenterà, la butto lì, 40% di danno di ghiaccio e di vento. 40% vento, va bene, ho sbagliato solo l'elemento. Occhio d'aquila, aumenta di molto l'elusione agli attacchi fisici. Bello. Voto la vampa, a lei ho dato 30% in più di danno di fuoco. E Yukiko al momento è quella che fa più danni magici dei compagni, dico. Però evitare gli attacchi fisici sarebbe comunque una buona scelta. Yukiko, se apprendesse concentrazione, potrebbe fare veramente male con un attacco di fuoco. Siamo arrivati alle scale? Perfetto. L'ultimo piano questo? Lo sapevo che aveva 10 piani. Quindi, go home.